Amici di TV Cam e dell'SC Sardegna, ben ritrovati. Dopo la piccola pausa estiva riparte la nuova stagione di Sport in Campo, il programma che vi informerà di tutti gli avvenimenti e manifestazioni sportive organizzate dall'SD Cam e dell'SC Sardegna. In attesa dell'avvio delle altre discipline, partiamo con i campionati di calcio a 11 che sono iniziati sabato 12 ottobre. Apriamo questa prima puntata di Sport in Campo con i risultati e la classifica della categoria senior girone A. Vediamo insieme i risultati. Getis Brancaleone 2-2, GS 150 Senior Sant'Antioco Calasetta 2-2, Sinai Leclerc Gyms Ingenious Senior 3-0, Orsham BMK 1-0, Nurallao Calasetta Sport 1-0, Old Boys Senior Sinai Cold System 1-1, Planet Car 554 Teddy Boys 1-2. Classifica: Sinai Leclerc, Teddy Boys, Orsham, Nurallao 3 punti, Brancaleone, Getis, Sant'Antioco Calasetta, Old Boys Senior, Sinai Cold System, GS 150 Senior 1 punto, Planet Car 554, BMK, Calasetta Touri Sport, Gyms e Genius 0 punti. Queste le gare previste per il prossimo turno: Brancaleone, Sinai Leclerc, Nurallao, Old Boys Senior, Sinai Cold System, Orsham, Calasetta Touri Sport, GS 150 Senior, Gyms e Genius Senior, BMK, Planet Car, Pizzeria 554, Sant'Antioco Calasetta. Vediamo ora alcune immagini dell'incontro tra Orsham e BMK, conclusosi con il risultato di 1-0 per l'Orsham. L'Orsham porta a casa la prima vittoria in una gara equilibrata, con la rete di Tolu a soli 10 minuti dal termine dell'incontro. Al termine del servizio vediamo l'intervista all'allenatore dell'Orsham, Cogoni. Dominata da noi, però in un certo momento abbiamo temuto che le energie potessero mancare. Il nostro scopo era quello di organizzare una squadra nuova. È stato efficace il fatto che i ragazzi si sono ritrovati anche con elementi nuovi. Miriamo a fare un campionato di tranquillità, poi insomma verranno tempi in cui potremo dire di più. Insomma, adesso siamo ancora sul chi va là, dovremo ancora conoscerci meglio. Insomma, comunque la squadra mi è piaciuta e spero che vada bene sempre così. Grazie. Passiamo ora alla categoria amatori 26. Vediamo i risultati. Mac Thermomax incisivi 26 1-1,
Caproni FC Dolia 70 2-4, SPE Electronics Beno Group 0-0, GSA Generugi 26 Le Orme 1-3, Toto Traslochi Ergo 0-3, Autocarrozzeria Solla Quarto Stagno 1-1, Riposa Santa Vittoria. Vediamo la classifica. Ergo, Dolia 70, Le Orme 3 punti, Autocarrozzeria Solla, GS Incisivi 26, Mac Thermomax, Quarto Stagno, Beno Group, SPE Electronics 1 punto, Santa Vittoria, Caproni FC, GSA Generugi 26, Toto Traslochi 0 punti. Vediamo le gare per il prossimo turno. Quarto Stagno, GSA Generugi 26, SPE Electronics, Caproni FC, Dolia 70, Santa Vittoria, Beno Group, GS Incisivi 26, Autocarrozzeria Solla, Ergo, Toto Traslochi, Mac Thermomax, Riposa invece Le Orme. Per questa categoria, TV Cam ha seguito l'incontro disputato nel campo della Ferini Cagliari tra Generugi e Le Orme. L'incontro si è concluso con il risultato di 3-1 in favore delle Orme. La gara, diretta dall'arbitro Caramanica, ha visto nel primo tempo protagonista la squadra delle Orme, con le reti di Tronci e Corona Andrea. Al termine delle immagini del primo tempo, le interviste ad entrambi i capitani, Meloni per il Generugi e Olla per le Orme. Niente, squadra forte, siamo sotto di due, loro bravi, noi molto ingenui, oserei dire un po' infantili, però c'è il secondo da giocare, siamo qui, ce la giochiamo.
grazie. Partita sofferta perché stiamo giocando la difesa a 3, il mister ha deciso così di usare questa difesa a 3 per essere un po' più offensivi, nonostante noi stiamo anche soffrendo, però il 2-0 diciamo che potrebbe essere anche meglio. Nel secondo tempo, grande reazione dei Generugi, ma una torrete porta le orme al risultato di 3-0. Quasi al termine dell'incontro, arriva la rete di Sera del Generugi su calcio di rigore. Ma il tempo è ormai terminato e le orme portano a casa la prima vittoria con il risultato finale. Molto forti e non mollano mai, forse un po' troppo dura e bella fisica, perché queste partite così tirate solitamente si sa che si usano un pochettino anche le gambine, però siamo stati caparbi e forti, perché siamo un gruppo molto forte, compatto, e credo che sia una vittoria meritatissima, forse il risultato ci va anche un po' stretto, qualche decisione discutibile da parte dell'arbitro, però anche lui ha fatto del suo meglio, giustamente siamo un pochino troppo nervosi tutti quanti, a tutti fa piacere vincere, quindi niente, faccio complimenti alla mia squadra, siamo ai playoff, siamo ambiziosi, siamo una squadra, ripeto, molto compatta, che sa il fatto suo e vuole arrivare ai playoff, fortemente, forse è il primo anno che veramente ci crediamo. Prima di vedere le prossime gare in programma per la categoria Over 40 Girone A e B, vi informiamo che da mercoledì 16 ottobre nel settimanale Il Baratto saranno pubblicati articoli, risultati, foto e tutto ciò che riguarda le manifestazioni sportive organizzate dal CAM. Ecco le prossime gare per il Girone A: Geo Sarda, gli incisivi Over, Black Demon, Minospano, Sardant Incendi, Senor B, Generugi Over, Colonial Fruit, Nico Trasporti, Yasnagora, mentre riposa il Villanova. Queste invece le prossime gare per il girone B: 5 regioni, Iglesias 97, Real Villanova Tulo, All Boys Over, Amatori Serdiana, Narcao, Isili Genius 40, GS Medadedu, Gesturese, Orolese, Albedo. Prima di salutarci, amici di TV Cam, vi ricordiamo che ogni domenica su Radio Sintony ci sarà un'intervista in diretta ad un tesserato Cam. Vi ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni ai corsi di arbitro di pallavolo e calcio. Sono disponibili inoltre gli ultimi posti per i campionati di pallavolo Serie A1, Serie A2 e il campionato di calcio A7. Per informazioni visitate il nuovo sito www.ascsardegna.it o contattate il numero 070 48 50 38. È tutto per questa prima puntata di Sport in Campo. A tutti voi un caloroso saluto e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!